Ciao a tutti e bentornati in cucina con Agnese. Agnese, non so come fare la besciamella. Agnese, la besciamella viene sempre piena di grumi. E allora oggi prepariamola insieme. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pochissimi: burro, farina e latte, noce moscata a dare un profumo e sale. Precisamente ci sono 50 g di burro, 50 g di farina, 500 ml di latte, noce moscata a piacere e un pizzico di sale. Mettiamoci subito a prepararla perché in 10 minuti neanche sarà pronta per condire tutto ciò che vorrete voi. Mettiamoci i fornelli. I passaggi sono pochi ma vanno rispettati tutti, altrimenti non vi verrà. Partendo dal burro, ho preriscaldato questa casseruola e lo dobbiamo lasciar sciogliere bene tutto. Il burro è sciolto, aggiungiamo la farina tutto in una volta, mescoliamo e lasciamola tostare bene, cuocere qualche secondo, minuto, insieme al burro. Questo farà sì che il risultato finale della vostra besciamella non abbia un sapore di farina ma un sapore delicato di latte. A questo passaggio io aggiungo anche la noce moscata a piacere, quanto vi piace, un pizzico di sale, non troppo perché mi piace più lasciare un sapore neutro, come dicevo, e il latte tutto in una volta. E ora mescolate abbastanza vigorosamente per sciogliere e rompere tutti i grumi, qualche grumo che si può comunque formare. Continuiamo a mescolare così finché non si addensa e il gioco è fatto. Vedete com'è setosa? Io la lascerò leggermente più liquida perché mi servirà per una ricetta speciale. E il gioco è fatto, è pronta! Eccoci qui, la nostra besciamella è pronta per essere utilizzata nel modo in cui voi preferite. Potete condirci una pasta al forno, delle crepe, delle lasagne. Se volete scoprire come lo utilizzeremo noi, non vi resta che aspettare la ricetta di domenica prossima. Spero che questa ricetta vi sia stata utile, che la rifacciate anche voi. È un metodo infallibile, vi assicuro. Noi siamo pronti per utilizzarla. Voi? Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.